quel di Ottobiano abbiamo ritrovato la neonata categoria monomarca denominata K4A, che ha svolto presso il kartodromo pavese la terza prova di campionato. La categoria del kart per tutti è sicuramente quella più in crescita rispetto della sua verdissima età. Ricordiamo che il mezzo è stato presentato solamente sul finire della scorsa stagione. Oggi sono quasi 30 i piloti a scendere in pista con i DAP giallorossi, un successo meritato. Un'organizzazione da urlo per questo campionato, grande uguaglianza nelle prestazioni, tantissime belle battaglie in pista, sportività. Queste sono state le parole d'ordine messe in pista da tutto lo staff della K4A. E oggi all'interno del palinsesto kart sport abbiamo trovato anche il monomarca K4A gestito da Luca Borella. Allora, dei numeri veramente importantissimi. Pensate che questo campionato è solo la terza prova della sua vita, perché è nato quest'anno, ma ha già ben 30 piloti. Luca, un successo penso inaspettato. Sì, molto inaspettato. All'inizio dell'anno nessuno si aspettava un'affluenza di piloti così vasta. È anche per noi una sorpresa, ma evidentemente è una formula che funziona molto e sta continuando a portare nuovi piloti ogni gara. Ecco, sicuramente secondo me, ma mi darai conferma tu, il segreto di questo successo sono i mezzi, veramente divertentissimi, l'ho provato anch'io a Viverone, mi sono divertito veramente tanto, e anche i costi che sono veramente praticamente nulli. Sì, abbiamo cercato di contenere i costi, anche perché in questi periodi correre in kart è diventato molto costoso, forse troppo costoso rispetto a qualche anno fa. E la cosa, il punto di forza più grande di questo campionato è che è tutto gestito da noi, revisioni dei kart, gomme, il pilota deve praticamente venire soltanto con la sua borsa, con la tuta, il casco, i guanti e le scarpe, salire sul kart e non pensare ad altro. Ecco, a proposito di competitività, e che i mezzi li gestite voi, oggi sono appena terminate le crono, i primi 18 sono racchiusi in 6 decimi. Sì, è un grosso lavoro ogni volta cercare di bilanciare tutti i kart, ma deve essere per forza così. La cosa più importante che vogliamo è che nessuno sia scontento delle prestazioni del kart, devono essere molto bilanciati. Ecco, tra l'altro per il 2013 ci sono già in archivio tantissime novità, tra cui bellissimi premi, visibilità televisiva e un numero di iscritti ancora maggiore. Esatto, per il 2013 la nostra idea è di strutturare un campionato sulle 6 gare, e dove metteremo in premiazione ad estrazione 3 scooter della SIM, che è la casa che ci fornisce i motori, un viaggio al vincitore, 3 trofei, tutto a un costo relativamente basso. Ecco, per avere tutte le informazioni, Luca, che mi è venuta voglia di partecipare anche a me. Guarda, a breve sarà aperto il nuovo sito internet che riguarderà la sezione italiana e si chiamerà k4aseries.com. Lì troverete tutte le info e man mano vi aggiorneremo sui progressi del campionato del prossimo anno. Mentre per un indirizzo email per contattare direttamente te? Allora, luca.borella@hotmail.it. Lo vedete in sovraimpressione. Adesso vogliamo vedere però questi 30 piloti darsi battaglia, quindi andiamo subito a gustarci queste gare. Luca, grazie mille e complimenti. Ah, tra l'altro un bellissimo servizio catering ho visto. Cioè, deve esserci anche quello, quattro belle ragazze, un po' di mangiare, un po' di bere, fanno tutti contento. K4A, il kart davvero per tutti. La famiglia Torelli, papà e figlio, prova a sfruttare il gioco di squadra e manda così il giovane Gabriele subito in pole position. A seguire, a soli, pensate, 8 millesimi, Alex Lancelotti. Poi terza piazza per Alessandro Tosi, a soli 79 millesimi. Quarta posizione per Alessandro Torelli Senior. Poi Lorenzo Vailati, Luigi Fugazzi, Mario Ruggeri, Fabio Passador, Paolo Cima, Len Wellen, Luca Alberti, attuale leader di campionato, Ivan Moro, Franco D'Urso e Marco Quitadamo. Da segnalare che dal leader alla 14ª piazza i driver sono stati racchiusi in soli 6 decimi. La partenza della prefinale proietta però subito la tuta azzurra di Alex Lancelotti in prima posizione, nonostante la dura sfida lanciata da Torelli Senior e Torelli Junior. Si scambieranno più volte le posizioni, ma all'ultimo giro si presenteranno semplicemente con il giovane Torelli davanti al padre. Buon quarto posto per Fabio Passador.
I kart perdonano parecchi errori di guida, ma l'assoluto equilibrio delle prestazioni non permette poderose rimonte. Ma andiamo a vedere nel dettaglio com'è andata questa gara 1. Vince, come detto, per soli 402 millesimi Alex Lancelotti. Seconda piazza per il Pullman Gabriele Torelli, che arriva a soli 402 millesimi dal leader. Terza piazza per Alessandro Torelli Senior, che arriva in volata con loro a 580 millesimi. Quarto, come detto, è Fabio Passador, poi Lorenzo Bailati, Alessandro Tosi, Mario Ruggeri, Luca Alberti, Paolo Cima, Marco Quitadamo, che chiude la top 10, poi Stefano Marin, Franco D'Urso, Alessandro Berton, Saiva, Nicolò Nailo, sedicesima e la Lady Maria Vittoria Tomea. Giro veloce della gara in questa prima corsa per Alessandro Torelli, in 57 secondi e 371 millesimi. In finale Lancelotti ripropone il suo smalto, ma sin da subito però viene passato dal bravo Gabriele Torelli, pullman della mattinata. I due leader della gara, ma anche dell'intero weekend, si studiano, fino a quando proprio Lancelotti, verso tre quarti gara, ha la meglio sul driver emiliano, andando così in testa alle operazioni. I due rimangono molto vicini, ma sotto la bandiera a scacchi ad avere la meglio per soli 5 decimi di vantaggio è proprio il pilota numero 13 Alex Lancelotti, che dopo questa bella gara balza anche al comando della classifica generale di campionato, retrocedendo Luca Alberti, giunto quinto a fine gara. Da sottolineare anche la buonissima performance di Torelli Senior, ossia Alessandro, che per tutta la corsa è rimasto incollato ai due leader. Il Reggio Emilia è arrivato a soli 767 millesimi dal vincitore. Buona la corsa da parte di Lorenzo Vailati e Luca Alberti, che chiuderanno la gara rispettivamente in quarta e quinta posizione assoluta. Quest'ultimo, dopo aver fatto siglare solamente l'undicesimo tempo dopo le crono, è stato autore sia in gara 1 che in gara 2 di un'ottima rimonta. Alessandro Tosi invece prova un po' a rompere il gruppo degli inseguitori, passando dalla terza alla sesta posizione, tra le fasi iniziali e la chiusura della finale. Fabio Passador chiude gara 2 con una buona settima piazza totale. A seguire abbiamo trovato il sempre combattivo Mario Ruggeri, che guadagna così altri importanti punti in chiave campionato. Nona piazza per Len Wellen, che ha preceduto di soli due decimi il veloce milanese Marco Quitadamo, a rientro in una gara di go-kart dopo mesi di assenza. Problemi tecnici invece per Franco D'Urso, che, mentre occupava tranquillamente l'ottava posizione, ha dovuto dare forfait e rientrare così ai box. L'unica ragazza in gara, ossia Maria Vittoria Tomea, viaggia con attenzione in gara 1, ma poi è vittima dell'unico incidente di gara in finale, subito al primo giro al tornante della postazione numero 2. Giro veloce della corsa per il determinato Alessandro Torelli, che ferma il cronometro sul tempo di 57 secondi e 478. Va sottolineato che i primi 5 arrivati sotto la bandiera a scacchi hanno girato tutti sugli stessi tempi. Gara 2 è quindi così terminata. Vince la gara Alex Lancelotti, attuale leader di classifica. Seconda piazza per Gabriele Torelli, poi Alessandro Torelli. Quarta posizione, ai piedi del podio, Lorenzo Vailati. Poi Luca Alberti, secondo in campionato, Alessandro Tosi, Fabio Passador, Mario Ruggeri, Len Wellen, Marco Quitadamo, Paolo Cima e Ivan Moro. Diciamo tutto bene, è andato tutto come era previsto, però beh, buon risultato. Cioè adesso forse sono anche in testa al campionato, bisogna vedere con i punti come sono messo con Alberti, che era primo in classifica. Bene, è andata molto bene, sono partito davanti e poi me la sono giocata sia gara 1 che gara 2 con Alessandro, che partecipa a tutto il campionato, e non ho voluto dare fastidio in ottica di punti. Io la prima gara che faccio questo tipo di carte, molto bello, divertente, e mi sa che il prossimo anno tornerò. La gara è andata molto meglio del previsto, era la prima esperienza con la K4A, è stata una giornata bellissima e divertente. Volevo fare un ringraziamento particolare all'organizzazione, ai ragazzi soprattutto, che si sono prodigati per noi. Direi che meglio di così io non me lo potevo aspettare.
Gasoline for Humans. Energy Drink con taurina.